Nell'ambito di Summit, giornate internazionali che si tengono a Roma per parlare di importanti argomenti di tema e anche competenze medico-legali, abbiamo l'opportunità di un convegno dedicato all'invalidità civile. Illustri relatori, cominciamo col presentarveli e sono in compagnia del dottor Guido Sanna, che è un medico di famiglia. Dottor Sanna, quale accento porre sul concetto di invalidità civile per un paziente? Cioè lei, da medico di famiglia, tutti i giorni si sentirà rivolgere una serie di domande. Quali sono le più comuni? Allora, la prima domanda che il paziente fa è chiedersi, in base alla sua storia clinica e ai suoi disturbi, è opportuno fare la domanda per l'invalidità civile. A questo punto il medico di medicina generale, che è, diciamo, il custode della storia clinica del paziente e della sua famiglia, e ovviamente nella sua cartella clinica informatica che c'è in ambulatorio, va a controllare qual è la storia clinica di questo paziente, quali sono i problemi attivi, soprattutto se è un paziente anziano, un paziente affetto da una malattia cronica invalidante o una malattia rara. Dopodiché dice sì, va bene, possiamo fare il certificato di invalidità civile. A quel punto si concorda un appuntamento per poter avere anche in mano tutta la documentazione clinica necessaria e si può poi procedere alla compilazione del certificato. Ecco, quali sono le competenze da tenere bene a mente per le figure professionali pertinenti? Allora, le figure professionali pertinenti sono soprattutto intanto gli specialisti che hanno certificato, i centri di riferimento, tutti coloro che sono intervenuti nel percorso clinico assistenziale del paziente, che hanno prodotto dei documenti, delle cartelle, dei referti che vengono analizzati e vengono in un certo senso sintetizzati all'interno del certificato, in modo tale che poi il certificato online venga inviato alla commissione medica dell'INPS, che poi procederà alla valutazione, ovviamente in termini medico-legali, per poi la concessione della invalidità civile. Qual è, diciamo, da parte di voi medici di famiglia, la sfida per il futuro rispetto a questa tematica così forte ed importante? I medici di famiglia, proprio personalmente ho partecipato al lavoro di studio della commissione dell'INPS che ha stabilito le nuove tabelle, che sono quelle aggiornate. Purtroppo ancora abbiamo le vecchie tabelle, che sono un ostacolo abbastanza insormontabile per poter definire meglio queste malattie nell'interesse dei pazienti, perché purtroppo la scienza è andata avanti in questi anni, in questi decenni, definendo meglio delle malattie e facendo comparire delle malattie che non erano conosciute e definendole meglio. Questo è un problema che dovrebbe essere valutato con queste tabelle in maniera diversa da come è stato fatto fino ad oggi. Purtroppo abbiamo questo limite, che queste tabelle e le classificazioni un po' obsolete ostacolano che noi riusciamo in realtà a definire meglio queste patologie nell'interesse del paziente, dandogli anche la giusta, grading di gravità, che è la cosa più importante per stabilire se in realtà la malattia è invalidante o meno. E questo è un problema su cui si dovrà lavorare sicuramente nei prossimi anni. Grazie. Grazie a lei. Perfetto, molto bene. Claudia.